sulla pagina del Foggia, è grande divisa sociale rispetto a quando portavi la tuta e secondo successo per 2-0. Oggi tra l'altro forse più importante di quello di Roma, perché in un campo davvero difficilissimo, in un clima ambientale molto difficile. Assolutamente, assolutamente. È una vittoria importante, è come un derby vincere a Nocera contro una squadra che sicuramente difficilmente per l'ambiente che c'è le lascerà tanti punti per strada qua in casa, quindi sicuramente è una vittoria importante, anche se naturalmente siamo appena all'inizio di un lungo percorso pieno di insidie e dobbiamo fare meglio. Senti, ti chiedevo, la scelta di mettere Salines tra i tre centrali, l'abbiamo visto, ha fatto una grande partita dei 5 di centrocampo. Ecco, è stata dovuta alla mancanza di qualcuno in difesa o la tua scelta? Beh, sicuramente Cadilli non stava bene in settimana, Macarone fuori, Delicardi non è ancora tesserabile, quindi eravamo un po' contatti come centrali, quindi era giusto che giocassi lì. Lui ha fatto anche una grande partita a Brindisi, magari domenica scorsa da centrale, magari domenica scorsa era più evidente la partita da esterno, però noi più che guardare queste cose dobbiamo guardare poi un po' tutto l'organico, quello che c'è per la domenica, per gli 11. Se vista la partita, ritiene giusto il risultato finale o... Beh, penso che la vittoria sia legittima, poi se magari con un gol di scarto sarebbe stata probabilmente più giusta che non con due gol di scarto, perché noi comunque sia a metà del secondo tempo abbiamo un po' sofferto troppo, c'è entrata un po' di paura, cosa che a noi non deve assolutamente succedere. Dobbiamo essere fieri di vestire questa maglia e avere un po' più di personalità in certi momenti della gara. Su 1-0 abbiamo preso troppi rischi inutili e ingiustificabili, su questo c'è da lavorare. Mister, abbiamo visto due squadre abbastanza equilibrate in campo, che cosa ha fatto la differenza alla fine nel risultato? Ma sicuramente la differenza l'ha fatta la grande determinazione, lo grande spirito e soprattutto il riuscire nei momenti importanti della partita a dare le zampate vincenti dell'1-0 e del 2-0. Senti, chiedevo al presidente durante la partita, quando arriverà l'attaccante per il Foggia, lui mi ha risposto ironicamente, l'abbiamo già preso, ecco, Totti l'abbiamo visto già in forma abbastanza... Sì, l'avevo detto già da ieri, che il ragazzo incredibilmente da mercoledì che è arrivato agli allenamenti si è presentato in forma fisica importante e questo va dato al fatto che è un grandissimo professionista, perché in tutte le esperienze che ha avuto un giocatore che viene con noi e fa solo 3 allenamenti e sta così in condizione negli anni passati non l'ho mai trovato, quindi gli devo fare i complimenti perché poi ha raccolto quello che ha seminato negli ultimi giorni. Data anche la rosa che ha a disposizione il Foggia, collega parlava di attaccanti che devono arrivare, cioè la resta dove? Van Nistelrooy è un po' le scarpe al chiodo, le ha già attaccate. Qual è l'obiettivo finale della sua squadra? Beh, l'obiettivo a Foggia penso che non ci siano obiettivi alternativi che cercare la vittoria. Poi è naturale che vince uno solo, è naturale che ci sono delle ottime squadre come il Cerignola, come il Casarano, come il Taranto, come il Bitonto, e magari ne uscirà anche un'altra, una sorpresa. Anche il Fasano è una squadra secondo me molto competitiva. Quindi vedremo un po', noi naturalmente a Foggia non possiamo che pensare e cercare di vincere, poi tra il dire e il fare c'è in mezzo l'oceano, però siamo lì per quello. Come ha visto mister questa Nocerina oggi dal punto di vista del Foggia, quanto possono dire i Molossi in campionato? Ma ho visto una buona squadra, naturalmente un ottimo allenatore, una squadra ben organizzata, che cura tutti i particolari. È naturale, il mister ha anche cambiato il modulo di gioco. Ci ha preso un po' di sorpresa, anche se io non l'avevo escluso del tutto che potesse cambiare un po', ha messo 4 giocatori freschi rispetto a domenica scorsa, quindi voglio dire, significa che la rosa comunque è abbastanza competitiva, ho visto una squadra in salute comunque. Mister, si può dire che la differenza oggi l'ha fatta anche la qualità degli under? Io ho visto Campagna per esempio essere utilissimo in entrambe le fasi, approcciare con personalità in un campo del genere. Ma io già ieri in conferenza l'ho detto che c'è stata una grossa crescita in settimana, soprattutto da parte di qualcuno. Campagna ha acquisito molta più personalità in questa settimana, si è preso molte più responsabilità, ha pensato più a pedalare che non a parlare, e quindi alla fine i risultati, la settimana, la domenica è sempre figlia della settimana, e i risultati gli hanno dato ragione, anche se non vorrei che si facesse poi l'errore di Salines che settimana scorsa è stato da tutti elogiato in maniera incredibile, poi il martedì ha fatto un allenamento pessimo e il mercoledì eravamo di nuovo punte a capo, che gli ho dovuto tirare le orecchie in maniera importante. Questa è solidità difensiva, un gol preso in 5 uscite ufficiali, diciamo che
è il reparto sul quale si deve lavorare di meno, probabilmente. Ma io non parlo della difesa, parlo della fase difensiva. La fase difensiva, le mie squadre hanno sempre queste caratteristiche qua e sono fiero di questo, dobbiamo assolutamente continuare a tenerle. Non mi piace mai parlare degli anni passati, ma l'anno scorso sicuramente a Como con i 18 gol in tutta la stagione abbiamo fatto la miglior difesa d'Italia, quindi questa per me è una base di partenza solida. Poi è naturale che ci vuole la qualità anche per fare i gol, dobbiamo anche migliorare sicuramente un po' dal punto di vista sia della personalità che del gioco.